15 febbraio 1564. Nasce a Pisa lo scienziato Galileo Galilei. Scopritore del principio di inerzia, nel 1609 Galilei perfeziona il telescopio e grazie a tale strumento avvia una stagione di grandi scoperte astronomiche. L'esistenza di rilievi lunari, la natura stellare della Via Lattea, i satelliti di Giove. Seguono nello stesso anno le osservazioni delle fasi di Venere e delle macchie solari. Sostenitore della teoria copernicana del moto terrestre, Galilei viene condannato dal Sant'Uffizio e costretto ad abiurare. Muore nel 1642. La Chiesa lo riabilita soltanto nel 1992. Circa 10 mesi fa mi giunse la voce che un certo fiammingo aveva fabbricato un occhiale mediante il quale gli oggetti visibili, per quanto molto distanti dall'occhio dell'osservatore, si vedevano distintamente, come fossero vicini. La medesima cosa, pochi giorni dopo, mi fu confermata per lettera da un nobile francese, Jacopo Badover, da Parigi. Il che fu infine il motivo che mi spinse ad applicarmi tutto a ricercarne le ragioni e ad escogitare i mezzi per i quali io potessi giungere all'invenzione di un simile strumento. Invenzione che conseguì poco dopo fondandomi sulla dottrina delle rifrazioni. Così costruii questo cannocchiale che permette di vedere gli oggetti abbastanza grandi e vicini, poiché appaiono 3 volte più vicini e 9 volte più grandi di quando si guardano con la sola vista naturale. Ma cosa vedo? Ma vedo tutto confuso. Ecco, adesso va meglio. Ecco. E questo microscopio? Guardate. Guardatelo bene in luce. Finalmente, non risparmiando fatica né spesa alcuna, sono giunto a tanto da costruirmi uno strumento tanto eccellente che le cose vedute per mezzo di esso appariscono quasi 1000 volte più grandi e più di 30 volte vicine che se si guardino con la sola facoltà naturale. Con questo osservai più volte, con incredibile godimento dell'animo, le stelle tanto fisse che erranti. E vedendole tanto fitte, cominciai a pensare sul modo con cui potessi misurare le distanze. E finalmente lo trovai.